Una gallina gira indisturbata fra ammassi di lamiere, plastica, materassi e degrado. Siamo nell'ex cementificio di Campobello di Mazara che da anni si è trasformato in una baraccopoli dove vivono in condizioni disumane i braccianti stranieri impegnati nella raccolta delle olive. Il ghetto si trova a poco più di 10 minuti di auto dai covi di Matteo Messina Denaro, ma qui non c'è l'assedio delle telecamere. Eppure per i migranti la situazione è insostenibile e pericolosa. Per cucinare vengono usati fornelletti di fortuna che possono diventare miccia per devastanti incendi. Ci sono state due morti, due ragazze che sono morte e loro, cioè, in un batter d'occhio riescono a ricostruire. Ci chiamiamo democrazia. Siamo una democrazia. Siamo una democrazia quando? Per le parate, per le commemorazioni, per le cose in grande stile. Poi dico, non riusciamo in 15 anni a mettere un punto, praticamente una fine, insomma, a questo degrado. In questi giorni ci sono poche decine di persone, ma nei periodi di raccolta la baraccopoli esplode, ospita fino a 1200 stranieri e diventa terreno fertile per la mafia. La speranza è che la grandissima attenzione mediatica sul territorio possa portare a dei cambiamenti. Non è detto che accada, però dico, potrebbe essere l'occasione per voltare pagina e iniziare con un nuovo passo.